Ciao a tutti ragazzi, bentrovati in questo video. Oggi vi mostro come fare lo squat utilizzando il kettlebell con due tecniche diverse. Perciò il primo con le braccia piegate, detto anche goblet squat, mentre l'altro con le braccia stese, un po' più semplice, ottimo proprio per capire un po' come gestire al meglio il baricentro, equilibrare la tecnica e svolgere al top questo esercizio. Insomma, prima di passare al tutorial, iscriviti al canale, clicca sul pollicione e adesso di corsa a vederci il tutorial. Eccolo qua lo squat con il kettlebell al petto, perciò braccia piegate, manteniamo correttamente il baricentro. Quando si scende, ovviamente schiena sempre dritta, le ginocchia che rispettano l'asse delle punte dei piedi e ovviamente le spalle basse. Cosa molto importante è non forzare la colonna e provare ad aggiungere con i gomiti le cosce, in modo tale da affrontare al meglio proprio tutta l'escursione dello squat. Vedi che io scendo il più possibile, sempre però gestendo al meglio l'asse della schiena, quindi ben dritta e una buona tecnica di esecuzione. Questo tipo di esercizio puoi inserirlo ovviamente in tutti i percorsi di allenamento per le gambe, ma anche circuiti che magari includono più muscoli insieme. Passiamo dal movimento fatto con il kettlebell altezza petto a quello braccia tese, quindi kettlebell che sta al centro delle nostre gambe, più o meno altezza pelvica. Anche qui ginocchia e punte dei piedi che lavorano in asse, le spalle sono basse, ogni volta che si scende si inspira, si sale, si butta fuori l'aria. Cosa fondamentale, ragazzi, è rispettare il tutto in maniera armoniosa, quindi si scende, si carica, si va su, si spinge con i glutei e si butta fuori l'aria, perché il gluteo e la coscia lavorano di pari passo insieme. Questa versione qua è sicuramente quella più consigliata per tutte quelle persone che non sono esperte, quindi che stanno approcciando al mondo del fitness, agli allenamenti e vogliono imparare correttamente ad eseguire questo esercizio, perché poi lo squat, una volta che lo si impara, è bene farlo in modo corretto, proprio perché se si sbaglia a muovere questo o quel muscolo si rischiano dei traumi che comunque sono in questo modo evidentemente, ecco, evitabili. Grazie mille per aver visto anche questo video, lascia sul pollicione se ti è piaciuto e iscriviti al canale cliccando sulla campanella per non perderti nessun aggiornamento. Cosa molto importante, poi se vuoi vedere i circuiti di allenamento integrali, beh, li troverai tutti quanti nella playlist allenamento a circuito, circuiti funzionali e quant'altro sul canale. Per i programmi invece, quindi con le schede, tutto quanto fatto in modo proprio preciso e adeguato, potrai andare sul sito www.fitness.com dove troverai programmi di allenamento gratuiti e mi raccomando, tieniti forte, stanno per uscire i veri primi programmi online multimediali. Quindi all'interno del percorso avrai la scheda di 2-3 mesi completa con tutti gli esercizi da fare, la spiegazione fatta da me e da altri colleghi molto in gamba in questo settore e ovviamente i tutorial per tutti gli esercizi. Quindi mi raccomando, iscriviti anche alla newsletter per non perderti l'opportunità di allenarti anche da solo o da sola, comodamente con un percorso completo su misura per le tue necessità. Insomma, oltre a questo, non possiamo far altro che salutarci e vederci al prossimo video. Ciao e buona giornata!